Ti devi prendere in mano i tuoi anni. Quarantena, Lucia è una grande amica della libreria, ma è soprattutto un'insegnante del liceo artistico Mengaroni. Trent'anni di insegnamento e adesso questi ultimi mesi sono diventati per me un po' un problema, non lo so. Ma soprattutto il problema, che cosa insegniamo oggi ai ragazzi? Che cosa noi insegnanti siamo in grado oggi di porre nella scuola, nella capacità comunque di una relazione che faccia crescere? Ma non solo i ragazzi, loro crescono di anni, siamo noi, e questo è evidente, noi ci dobbiamo pensare sempre, che quando siamo lì dentro un'aula, la relazione è importante anche per noi, non solamente per i ragazzi. Far finta che non esistano le relazioni vuol dire che non riusciamo a capire cosa vuol dire insegnare. Tutti piccolini dentro il computer, no? A volte visibili, a volte no, perché ti dicono, mi è finito, non mi posso vedere, ma chiaramente è evidente, accendono quello lì e poi vanno da altre parti. Li possiamo condannare veramente per questo? Possiamo veramente rimettere in piedi una scuola che si basa solamente su una presenza passiva dei ragazzi? Perché noi insegnanti non abbiamo imparato a renderli attivi in questa situazione. Mi dispiace, io per prima, io ci ho provato in tutti i modi, ma non ci sono riuscita. Che cosa insegniamo? Quattro nozioni, che cos'è una poesia? Oppure insegniamo ai ragazzi che in questo momento, forse ascoltare una poesia che ti propongo, ti può mettere in contatto con me o col mondo fuori, o con i tuoi amici o con te stesso. Oppure, certo, dobbiamo studiare storia, benissimo, ma la fine dell'impero romano, vogliamo leggerla vedendo che cos'è la fine dell'impero che altri ci hanno costretto a vivere oggi? Possiamo ragionare in termini storici, cosa vuol dire finire, che qualcosa finisce. Non siamo grandi storici, però abbiamo delle esperienze, abbiamo dei contenuti, abbiamo dell'intelligenza. E invece la scuola in questo momento sta allontanando l'intelligenza. Mi dispiace doverlo dire, ma non la scuola come istituzione sappiamo che è una cosa arrivata quasi alla sua fine. Ma anche come nostra capacità, perché non siamo nati imparati, non sappiamo fare la scuola a distanza. Io forse la so fare meglio di altri, nel senso che ho 30 anni di insegnamento e piano piano ci sono arrivata, però non la sappiamo mettere in pratica. Non sappiamo nella scuola capire esattamente cosa sono le relazioni di un ragazzo con un adulto. E come qui passa la cultura, passa la loro capacità di leggere e loro adesso hanno un bisogno infinito di avere la capacità di leggere i propri sentimenti e quello che c'è fuori. Il problema del giorno e della notte, che cos'è? Del parlare e non parlare, del dire e non dire. Sono entrata di ruolo a un professionale a Senigallia. E sapete qual era il libro di testo? Il materiale e l'immaginario, ma quello in 10 volumi. Alcuni volumi dei 10 volumi. Per cui io l'avevo letto, ma dei ragazzi che dovevi, assolutamente ignoranti, a cui non interessava assolutamente niente, ma dovevi incuriosire. Allora ho capito che la scuola non è la semplificazione, è la capacità di dare la curiosità e poi alzare sempre il livello. Ragazzi, il loro essere laterali rispetto alla scuola è una cosa conosciutissima, tutto quanto. Però ecco, in questo momento la loro lateralità è comunque un discorso e noi dovremmo avere l'umiltà almeno di cercare di capirlo, di capirli, perché a 16 anni attraversare un periodo difficile, ma che ti mette comunque
alcuni dubbi su quello che è la vita, il fuori, il dentro, essere sano, essere malato. Tutto questo, forse, è questo che noi da secondo quadrimestre avremmo dovuto cercare di fare ai ragazzi. Non una serie di nozioni, ma vedere come da sempre poi la cultura si sia confrontata con questo, con questa idea di salute e di malattia. La malattia può essere il centro di tanti saperi poetici, ma dentro la vita la malattia deve prendere un senso. E forse noi come insegnanti avremmo potuto provare a cercarlo con loro, il senso, perché anche per noi è una cosa completamente nuova. Io sono passata accanto ad altre malattie. Il 77 è stata la malattia più grave che passava, era il terrorismo, era una malattia mortale. Ma lì ho imparato a starne molto lontana e a essere e sapere cos'era la salute, però con un'immensa sofferenza. Ora per i ragazzi sapere cos'è la salute o la malattia, rispetto a questo che si è presentato nella realtà, dovremmo anche con loro imparare a capirlo, fare un percorso, capire che la cultura deve essere usata per questo, per fare la propria strada, non per imparare in che paragrafo e capitolo di Manzoni si parla di peste, perché non ce ne frega niente sapere qual è il capitolo, ma sapere, per esempio, perché la peste diventa il simbolo di una vita al limite, fin da Manzoni lo potremmo fare. E non è facile, ma non posso essere neanche solo io che invito i ragazzini a parlare così con me. C'è una poesia di Mariangela Gualtieri, che comincia così: questo ti voglio dire, ci dovevamo fermare, lo sapevamo, lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare, stare dentro le cose, tutti fuori di noi, agitare ogni cosa, farla fruttare, ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Allora, provare a mettersi in gioco con i ragazzi e dire che ci siamo fermati. Bene, in questi 2 mesi che cosa abbiamo imparato? Ma veramente imparato? Che cosa abbiamo conosciuto di noi stessi, di chi ci sta vicino? Che cosa è stata la cultura per noi? Per me è stata importante. Io sinceramente per un bel po' di giorni non sono riuscita a leggere. Ma ho sentito tanti amici, hanno detto no, non riuscivo a leggere. E pensa tutti i giorni, cosa vuol dire non riuscire a leggere? Per me è stato perché avevo paura di trovare lì dentro la giusta interpretazione di quello che sta succedendo, che forse tutti noi siamo vissuti vicino a questa paura. Che forse ce l'avevamo nell'inconscio molto più, cioè che spesso il nostro inconscio era un desiderio di un limite che non sappiamo più neanche che cosa fosse per noi. E allora ho smesso di leggere, ho visto un sacco di gialli su Netflix, delle stupidaggini proprio bellissime, passare il tempo 6 ore davanti a Netflix. E poi invece ricominci, prendi delle pagine, le rimetti su, ricominci a trovare alcune cose e ricominci a pensare a te. È difficile ripensare a noi stessi, perché da una parte io devo ripensare a me stessa come madre di 2 ragazze grandi, ma soprattutto io ho dovuto pensare che cosa voglio fare di ciò che ho fatto 40 anni in una vita di 62, non so, 30 e passa poi con gli anni così. Essere arrivati alla fine dell'insegnamento non è solamente dire beh, posso arrivare alla pensione, e anche dire ma cosa ho fatto in tutti questi 40 anni? Che cosa ho insegnato? Delle cose che valgono per diventare cosa? Colti? Non lo so, non ho mai insegnato a un liceo. Per diventare uomini, donne,
per diventare ragazzi. E allora ho cominciato a ragionare che per me la scuola dovrebbe insegnare a diventare curiosi, a non mettere mai la parola fine, o almeno a metterla sapendo che quando la mettiamo è solamente alla fine di un capitolo, che in realtà il libro continua e che solamente ci poniamo altri modi di scrivere e di esistere. Però che cos'è la scuola? Cos'è il nostro rapporto con i ragazzi? E per me questi 2 mesi, a chi di noi insegnante si è posto questo problema? Che ruolo ho io rispetto ai ragazzi? Non è solamente ti do 6, ti do 4, ti do 10, ti do 8. Non è questo. Ma che segno tu lasci in me e io lascio in te? Che cosa è stato questo? Ecco, questo mi ha fatto riflettere che io dentro questa istituzione non ci voglio più stare, perché è l'ultimo problema che questa istituzione si pone. Non esiste rapporto didattico che non sia anche rapporto di un adulto con un ragazzo, del mettersi in gioco. Rissa saranno anche gli scrutini finali, sarà questa cosa, ma i ragazzi, come li faccio a scrutinare? Quali sono le assenze? Quali sono le presenze? Quali sono i voti? Che cosa vuol dire un esame di Stato? Cosa lo faccio? Siete stati sempre a casa, però l'esame lo fate in 2 aule diverse, tutte a distanza di 3 metri. Su cosa? Sul programma? Sulle conoscenze? Poi però ti valuto sulle competenze. E gli anni che hai passato, invece di essere una minoranza come peso rispetto all'esame, diventano il peso più grosso? Cioè ti cambio la vita adesso? Allora proviamo a dire che la vita dei ragazzi è cambiata, perché è cambiata la loro realtà. E cominciamo a leggerla, e cominciamo a rispettarli, e cominciamo a capire che un esame forse l'hanno passato 2 mesi a casa rispetto a questa paura, e allora facciamolo su quello, l'esame, la capacità che loro, che cosa hanno imparato dalla paura, che cosa hanno imparato dal ritornare figli.